Buongiorno a tutti. Good morning. Fifth and final part. Quinta e ultima parte oggi. Today we're looking at the welcome of heaven. Oggi andremo a vedere l'accoglienza del cielo. Let me pray for us. Lasciate che preghi per noi. This is from Psalm 24. Questo dal Salmo 24. Open up ancient gates. Open up ancient doors and let the King of Glory enter. Father, we pray for all of those we long to see be open to you. Stir a passion in our hearts to seek, declare, and witness to your glorious salvation. Amen. Dal Salmo 24. O porte eterne, alzatevi, e il Re di Gloria entrerà. Padre, ti preghiamo per tutti coloro che desideriamo vedere aperti a te. Suscita nei nostri cuori la passione di cercare, dichiarare e testimoniare la tua gloriosa salvezza. Amen. Okay. So, this is a photo taken at my wedding 32 years ago. Questa è una foto scattata al mio matrimonio 32 anni fa. Take a look at this guy on the left with the glasses. Guardate il ragazzo a sinistra con gli occhiali. So smart in his suit and tie. Così elegante in giacca e cravatta. Right in amongst the guests. Proprio in mezzo agli invitati. And from his smile, he has obviously enjoyed the service. E dal suo sorriso è evidente che gli è piaciuto il matrimonio. I have no idea who he is. Non ho idea di chi fosse. Neither does my husband. Né mio marito ne ha idea. Or the people sitting next to him. Né le persone sedute accanto a lui. Or indeed anyone else who was there that day. Né chiunque altro fosse presente quel giorno. In 32 years we have never discovered who he is. In 32 anni non abbiamo mai scoperto chi fosse. How he came to be in church? Come fosse arrivato in chiesa? Because he's not in any of the photos of the party afterwards. Perché non compare in nessuna delle foto del ricevimento dopo. Weddings, banquets, feasts and extra guests feature a lot in the parables that Jesus told. Matrimoni, banchetti, feste e ospiti extra compaiono spesso nelle parabole raccontate da Gesù. Today we're going to look at two of them. Oggi ne esamineremo due. The first in Matthew, the second in Luke. La prima in Matteo e la seconda in Luca. So, Matthew 21. Quindi Matteo 21, da versetto 23. Let's give our first parable some context. Diamo un contesto alla prima parabola. Matthew is recording Jesus' response to a challenge from the chief priests and elders of the people when he was in the temple in Jerusalem. Matteo sta qui registrando la risposta di Gesù a una sfida dei capi dei sacerdoti e dei leader del popolo quando si trovava nel tempio di Gerusalemme. So in verse 23. When Jesus returned to the temple and began teaching, the leading priests and elders came up to him. They demanded, "By what authority are you doing all these things? Who gave you the right?" Matteo 21, versetto 23. Quando giunse nel tempio, i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo si accostarono a lui mentre egli insegnava e gli dissero: "Con quale autorità fai tu queste cose? E chi ti ha dato questa autorità?" He goes on to say, by whose authority, through the telling of a whole series of serious parables, finishing with the parable of the evil farmers. Egli continua rispondendo con quale autorità lo faccia attraverso il racconto di tutta una serie di parabole molto serie che terminano con la parabola degli agricoltori malvagi.
He's enabling them, if they would, to see the terrible mistake they were about to make. Permettendo loro, se lo volessero, di vedere il terribile errore che stavano per commettere. He knows the wolves are circling and that he's in the last days of his earthly ministry. Egli sa che i lupi stanno girando intorno e che si trova negli ultimi giorni del suo ministero terreno. He then continues with this parable that we're going to look at more closely. E poi continua con questa parabola che esamineremo più da vicino. So, Matthew 22, 1-14. Jesus also told them other parables. He said, "The kingdom of heaven can be illustrated by the story of a king who prepared a great wedding feast for his son. When the banquet was ready, he sent his servants to notify those who were invited. But they all refused to come. So he sent other servants to tell them, 'The feast has been prepared. The bulls and fattened cattle have been killed, and everything is ready. Come to the banquet.' But the guests he had invited ignored them and went their own way, one to his farm, another to his business. Others seized his messengers, insulted them, and killed them. The king was furious. He sent out his army to destroy the murderers and burn their town. And he said to his servants, 'The wedding feast is ready, and the guests I invited aren't worthy of the honor. Now go out into the street corners and invite everyone you see.' So the servants brought in everyone they could find, good and bad alike, and the banquet hall was filled with guests. But when the king came in to meet the guests, he noticed a man who wasn't wearing the proper clothes for a wedding. 'Friend,' he asked, 'how is it that you are here without wedding clothes?' But the man had no reply. Then the king said to his aides, 'Bind his hands and feet and throw him into outer darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. For many are called, but few are chosen.'" Matteo 22, da versetto 1 a 14. Gesù ricominciò a parlare loro in parabole, dicendo: "Il regno dei cieli può essere paragonato ad un re, il quale fece le nozze di suo figlio, mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Mandò una seconda volta altri servi, dicendo: 'Dite agli invitati, io ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e i miei animali ingrassati sono ammazzati. Tutto è pronto, venite alle nozze.' Ma quelli, non curandosene, se ne andarono, chi al suo campo, chi al suo commercio. Altri poi presero i suoi servi, li maltrattarono e li uccisero. Allora il re si adirò, mandò le sue truppe a sterminare quegli omicidi e a bruciare le loro città. Quindi disse ai suoi servi: 'Le nozze sono pronte, ma gli invitati non ne erano degni. Andate dunque ai crocicchi delle strade e chiamate alle nozze quanti troverete.' E quei servi, usciti per le strade, radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze fu piena di commensali. Ora il re entrò per vedere quelli che erano a tavola e notò là un uomo che non aveva l'abito di nozze. E gli disse: 'Amico, come sei entrato qui senza avere un abito di nozze?' E costui rimase con la bocca chiusa. Allora il re disse ai servitori: 'Legatelo mani e piedi, prendetelo e gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì ci sarà pianto e stridor di denti, poiché molto sono chiamati, ma pochi eletti.'" It's a difficult read, and one which we must be careful in how we approach it and read it. È una lettura difficile, alla quale dobbiamo prestare attenzione nel modo in cui la affrontiamo e la leggiamo. As with all the parables, we have to ask, where is God in this? Come per tutte le parabole, dobbiamo chiederci: dov'è Dio in tutto questo? It's not correct to always assume he's the father, the king, the judge, the lead character. Non è corretto
pensare che sia sempre il padre, il re, il giudice, il protagonista. If we do that, we can find ourselves with a picture of God that goes against everything else that Scripture says about him. Se lo facciamo, possiamo ritrovarci con un'immagine di Dio che va contro tutto ciò che le Scritture dicono di lui. So I would urge caution when I'm identifying the king here as God, because the man's an absolute tyrant. Quindi inviterei alla cautela nell'identificare il re qui come Dio, perché quell'uomo è un tiranno assoluto. So in verse 7, the king was furious and he sent out his army to destroy the murderers and burn their town. Vediamo il versetto 7. Allora il re si adirò, mandò le sue truppe a sterminare quegli omicidi e a bruciare la loro città. It's possible that in retelling this parable, Matthew at the time of writing is thinking about what has just happened in Jerusalem with the destruction of the temple. È possibile che Matteo, nel raccontare questa parabola che sta scrivendo dopo, stia pensando a ciò che è appena accaduto a Gerusalemme con la distruzione del Tempio. We don't know. Non lo sappiamo. But what we do know is that our God is not a tyrant. He is a God of love, compassion and mercy. Ma quello che sappiamo è che il nostro Dio non è un tiranno. È un Dio di amore, compassione e misericordia. The focus of the parable is not the king or the son. Il fulcro della parabola non è il re o il figlio. But actually what happens at a wedding feast in first century Palestine. Ma ciò che accade durante un banchetto di nozze nella Palestina del primo secolo. So what does happen? Quindi cos'è che succede? You are invited to the wedding multiple times. Si viene invitati al matrimonio più volte. Today, some send out save the date cards before the actual invitation. Oggi alcuni inviano i biglietti segna la data prima dell'invito vero e proprio. Especially if the wedding is a destination one, such as this. Soprattutto se si tratta di un matrimonio di destinazione come questo. People need time to save up. Le persone hanno bisogno di tempo per risparmiare i soldi. So in the time of Jesus, you received a save the date. Quindi ai tempi di Gesù si riceveva un equivalente del segna la data. And then an invitation. Poi un invito. And then a reminder. Poi un promemoria. And finally, when everything was prepared, a final notice along the lines of, come on, we're ready. E infine, quando tutto era pronto, un avviso finale del tipo, forza, siamo pronti. He sent his servants to notify those who were invited. Mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze. So the wedding feast should not have come as a surprise to the invited guests. Quindi il banchetto nuziale non doveva essere una sorpresa per gli invitati. They had known about it for a very long time. Ne erano a conoscenza da molto tempo. And the invitation was from their king. E l'invito proveniva dal loro re. I was once invited to meet the Queen when she was visiting Nottingham. Una volta sono stata invitata a incontrare la regina Elisabetta in visita alla mia città Nottingham. I turned it down. I'm a Republican, I don't do royalty. Ma ho rifiutato. Sono repubblicana, non voglio avere a che fare con i reali. But I'm grateful for a democracy that allows me to choose that. Ma sono grata alla democrazia che mi permette di scegliere. It was very different at the time of this parable. All'epoca invece di questa parabola le cose erano molto diverse. The attendance of those invited at the wedding feast of the king's son
would be expected to express the honor they owe the king and their loyalty to the legitimate heir of his throne. Ci si aspettava che gli invitati al banchetto di nozze del figlio del re esprimessero l'onore che dovevano al re e la loro fedeltà al legittimo erede del suo trono. To refuse the invitation is tantamount to rebellion. Rifiutare l'invito equivaleva a ribellarsi. So who is Jesus talking to here? Quindi a chi sta parlando Gesù qui? Remember, he's answering the Pharisees, priests, and the Jewish elders. Ricordiamo che sta rispondendo ai farisei, ai sacerdoti e agli anziani ebrei. The people who above all others should know about the Messiah and the invitation of God. Le persone che più di tutte dovrebbero conoscere il Messia e l'invito di Dio. But if the first invited will not come, then the feast is open to everyone. Ma se i primi invitati non verranno, il banchetto sarà aperto a tutti. So we see in verses 8 to 10. And he said to his servants, "The wedding feast is ready, and the guests I invited aren't worthy of the honor. Now go out to the street corners and invite everyone you see." So the servants brought in everyone they could find, good and bad alike, and the banquet hall was filled with guests. Versetto 8 a 10. Quindi disse ai suoi servi, le nozze sono pronte, ma gli invitati non ne erano degni. Andate dunque ai crocicchi delle strade e chiamate alle nozze quanti troverete. E quei servi, usciti per le strade, radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni. Good and bad alike. Cattivi e buoni. This is a charming little list put together by some churchgoers. Questo è una piccola e affascinante lista messa insieme da alcuni frequentatori della chiesa. It's people they say are not invited to the feast. Sono persone che secondo loro non sono invitate al banchetto. I appear on it at least six times. Io vi compaio almeno sei volte. The kingdom of God is intended to be an inclusive kingdom open to all. Il regno di Dio vuole essere un regno inclusivo, aperto a tutti. If the church is to be an effective sign of God's presence, then the church must also be inclusive. Se la Chiesa deve essere un segno efficace della presenza di Dio, allora deve anche essere inclusiva. So that every human being is welcomed, regardless of age, class, color, sexuality, belief or lack of belief. In modo che ogni essere umano sia accolto, indipendentemente dalla razza, dalla classe, dal colore della pelle, dalla sessualità, dal credo o dalla mancanza di credo. That's a challenge, most certainly. Questa è certamente una sfida. But remember, we're not the gatekeepers or the guardians, we are the citizens of the kingdom. Ma ricordate che non siamo i guardiani o i custodi, ma i cittadini del regno. It's ridiculous that this parable, 2,000 years after it was first told, is still scandalous to some Christians. È assurdo che questa parabola, 2000 anni dopo essere stata raccontata per la prima volta, sia ancora scandalosa per alcuni cristiani. And here comes the warning. Ed ecco che arriva l'avvertimento. Verses 11 to 13. Versetti 11 a 13. But when the king came in to meet the guests, he noticed a man who wasn't wearing the proper clothes for the wedding. "Friend," he asked, "how is it that you are here without wedding clothes?" But the man had no reply. Then the king said to his aides,
Bind his hands and feet and throw him into the outer darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Ora il re entrò per vedere quelle che erano a tavola e notò là un uomo che non aveva l'abito di nozze. E gli disse, amico, come sei entrato qui senza avere un abito di nozze? E costui rimase con la bocca chiusa. Allora il re disse ai servitori, legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì ci sarà pianto e stridor di denti. Not wearing the proper clothes. Non indossa gli abiti adatti? Seems a bit harsh. Sembra un po' troppo severo. The point is that when you were invited to the wedding feast, clothes were provided to you free of charge. Il punto è che quando siete stati invitati al banchetto di nozze, i vestiti vi sono stati forniti gratuitamente. Scripture has many references to God clothing us in the wedding garment of salvation. Le scritture fa molti riferimenti al fatto che Dio ci veste con l'abito nuziale della salvezza. Isaiah 61 verse 10 is just one of them. E Isaia 61 versetto 10 è solo uno di questi. And Revelation refers to the righteous being clothed in the garments of glory. E all'Apocalisse fa riferimento al fatto che i giusti saranno rivestiti con le vesti della gloria. By the way, the end of the world doesn't happen as an apocalypse. It ends as a wedding feast. A proposito, la fine del mondo non avviene come un apocalisse, ma come un banchetto di nozze. The wedding guest was not only refusing not only what was freely offered, but to acknowledge the beauty and value of his invitation. L'invitato alle nozze rifiutava non solo ciò che gli veniva offerto gratuitamente, ma anche di riconoscere la bellezza e il valore del suo invito. God calls everyone to his kingdom regardless. Dio chiama tutti al suo regno, a prescindere. But he also expects all of them to live a life worthy of the call. Ma si aspetta anche che tutti vivano una vita degna della chiamata. Men and women who come to the feast with hate on their lists. Gli uomini e le donne che si presentano al banchetto con l'odio nella loro lista. Men and women whose love is cold or absent. Gli uomini e le donne il cui amore è freddo o assente. May well find they are the ones not wearing the acceptable garment. Potrebbero scoprire di essere quelli che non indossano l'abito accettabile. As N.T. Wright says, come dice il teologo N.T. Wright, we don't want to know about judgment on the wicked, even less about the demanding standards of holiness, or about the consequences for us. Remember, what you do in the present will last into God's future. Non vogliamo sapere del giudizio sui malvagi e ancor meno degli esigenti standard di santità o delle conseguenze per noi. Ricordate che ciò che fate nel presente durerà nel futuro di Dio. You'll be delighted that our look at the second parable is much shorter. Sarete contenti che il nostro sguardo alla seconda parabola sarà molto più breve. You can find it in Luke 14. Lo troverete a Luca 14. But first some context to why Jesus told this parable. Ma prima di tutto spieghiamo perché Gesù ha raccontato questa parabola. The Pharisees have brought before him a dying man. I farisei hanno portato davanti a lui un uomo morente. The poor man's major organs are shutting down. I suoi organi principali si stanno spegnendo. They want to see if Jesus will heal him. Vogliono vedere se Gesù lo guarirà. The catch being, it's on the Sabbath. Il problema è che è di sabato. Jesus heals the man. Gesù guarisce l'uomo. And deals with that particular challenge. E si occupa di quella particolare sfida.
And then he's invited to dinner by the same group of Pharisees. E poi viene invitato a cena dallo stesso gruppo di farisei. At the table he notices that they're all jockeying for the best seat. Notando che tutti vanno a gara per avere il posto migliore a tavola. So he gently reminds them that humility is a mark of holiness. Ricorda loro con delicatezza che l'umiltà è un segno di santità. And that generosity towards anyone found on the margins of society will be rewarded by God. E che la generosità verso chiunque si trovi ai margini della società sarà ricompensata da Dio. Hearing this, a man sitting at the table with Jesus exclaimed, "What a blessing it will be to attend a banquet in the kingdom of God." Jesus replied with this story. A man prepared a great feast and sent out many invitations. When the banquet was ready, he sent his servant to tell the guests, "Come, the banquet is ready." But they all began making excuses. One said, "I've just bought a field. I must inspect it. Please excuse me." Another said, "I've just bought 5 pairs of oxen and I want to try them out. Please excuse me." And another said, "I just got married, so I can't come." The servant returned and told his master what they had said. His master was furious and said, "Go quickly into the streets and alleys of the town and invite the poor, the crippled, the blind and the lame." After the servant had done this, he reported, "There is still room for more." So his master said, "Go out into the country lanes and behind the hedges and urge anyone you can find to come so that the house will be full. For none of those I first invited will get even the smallest taste of my banquet." Uno degli invitati, udite queste cose, gli disse, "Beato chi mangerà pane nel regno di Dio." Gesù gli disse, "Un uomo preparò una gran cena e invitò molti. E all'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati, 'Venite perché è già pronto.' Tutti insieme cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse, 'Ho comprato un campo e ho necessità di andarlo a vedere. Ti prego di scusarmi.' Un altro disse, 'Ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli. Ti prego di scusarmi.' Un altro disse, 'Ho preso moglie e perciò non posso venire.' Il servo tornò a riferire queste cose al suo signore. Allora il padrone di casa si adirò e disse al suo servo, 'Va presto per le piazze e per le vie della città e conduci qua poveri, storpi, ciechi e zoppi.' Poi il servo disse, 'Signore, ciò che hai comandato è stato fatto e c'è ancora posto.' Il signore disse al servo, 'Va fuori per le strade e lungo le siepi e costringili ad entrare affinché la mia casa sia piena. Perché io vi dico che nessuno di quegli uomini che erano stati invitati assaggerà la mia cena.'" So here Jesus is at the dinner party and this parable is table talk rather than a formal defense of his actions. Ecco quindi Gesù si trova a cena e questa parabola è una chiacchierata a tavola piuttosto che una difesa formale delle sue azioni. Knowing what we know about the Pharisees and all their schemes, are you surprised that Jesus accepts this invitation? Sapendo quello che sappiamo dei farisei e di tutti i loro schemi, siete sorpresi che Gesù accetti questo invito? It's worth noting that he was willing to spend time speaking with those who were hostile to him. Vale la pena di notare che era disposto a passare del tempo a parlare con coloro che gli erano ostili. As well as keeping the more comfortable company of his own disciples and those who genuinely welcomed him. Oltre a stare in compagnia più piacevole dei suoi discepoli e di coloro che li accoglievano sinceramente, come i poveri, i bisognosi. There are several other occasions when we read that he was invited to eat in a Pharisee's house. In diverse altre occasioni leggiamo che fu invitato a mangiare in casa di un fariseo. He didn't hesitate to do so, even though the reception was usually, as it was on this occasion, testing and hostile.
even though at first glance it doesn't appear to be so. Non esitò a farlo, anche se l'accoglienza fu di solito, come in questa occasione, molto dura e ostile, anche se a prima vista non sembra. Hearing this, a man sitting at the table with Jesus exclaimed, "What a blessing it will be to attend a banquet in the kingdom of God." Uno degli invitati, udite queste cose, gli disse, "Beato chi mangerà pane nel regno di Dio." I've heard this phrase described as a heavenly thought, but also a terrible assumption. Ho sentito descrivere questa frase come un pensiero celestiale, ma anche una terribile supposizione. And that's the point of the parable. Ed è proprio questo il senso della parabola. It was told to a group of people who assumed the full blessing of God rested upon them, regardless of where their true motivation lay or what was in their hearts. Fu raccontata a un gruppo di persone che presumevano che la piena benedizione di Dio ricadesse su di loro, indipendentemente dalla loro vera motivazione o da ciò che avevano nel cuore. As in the previous parable, people were invited to this feast multiple times. Come nella parabola precedente, le persone furono invitate più volte a questo banchetto. And the invitation itself was a great honor. E l'invito stesso era un grande onore. But when the time came, they made their excuses. Ma quando giunse il momento, si giustificarono. The first excused himself as he'd just bought a field, and so by implication made it plain that the pursuit of his future wealth was more important to him than honoring the host and taking his place at the banquet. Il primo si scusò perché aveva appena comprato un campo e quindi implicitamente fece capire che la ricerca della sua futura ricchezza era più importante per lui che onorare l'ospite e prendere posto al banchetto. The second excused himself by saying he just bought 5 pairs of oxen and needed to examine them to make sure they were sound beasts. Il secondo si giustificò dicendo che aveva appena comprato 5 paia di buoi e doveva esaminarli per assicurarsi che fossero bestie sane. Here is the day-by-day pursuit of regular business. Ecco qui l'esercizio quotidiano di un lavoro regolare. He considered that far more important to him than taking his place of honor at the great banquet. Per lui era molto più importante fare questo che occupare il posto d'onore al grande banchetto. And finally, the third had just married a wife and so of course must be excused. Infine il terzo aveva appena sposato una moglie, quindi ovviamente doveva essere scusato. There is provision in the law of Moses for a newly married man to be free of his duty to serve in the army for a year. È vero che la legge di Mosè prevede che un uomo appena sposato possa essere esonerato dall'obbligo di prestare servizio militare per un anno. However, could such a provision be reasonably stretched to excuse this man at the last minute for the short time it would take to attend such an important banquet? Tuttavia, tale disposizione potrebbe essere ragionevolmente estesa per scusare quest'uomo all'ultimo momento dal breve tempo necessario per partecipare a un banchetto così importante? It was clearly right for him to honor his wife and fulfill a whole variety of domestic duties. Era chiaramente giusto che egli onorasse la moglie e adempisse a tutta una serie di doveri domestici? But to use them to excuse himself from the banquet was to show contempt for the giver of the feast and his invitation. Ma usarli per giustificarsi dal banchetto significava mostrare disprezzo per l'organizzatore del banchetto e per il suo invito. These men were each honored with an invitation. Questi uomini sono stati onorati con un invito. They were each reminded. E ciascuno di loro era stato ricordato. But out of utter contempt for the one who gave the feast and his invitation, none of them came. Ma
per un totale disprezzo di colui che ha dato il banchetto e il suo invito, nessuno di loro è venuto. No wonder they called down the anger and judgment of the master of the feast. Non c'è da stupirsi che abbiano richiamato l'ira e il giudizio del padrone del banchetto. For none of those I first invited will get even the smallest taste of my banquet. Perché io vi dico che nessuno di quegli uomini che erano stati invitati assaggerà la mia cena. And we cannot sit here today in 2022 and simply say, but of course Jesus is talking to the Pharisees and not to us. E non possiamo sederci qui oggi nel 2022 e dire semplicemente, ma certo che Gesù sta parlando ai farisei e non a noi. No. Just like them, we cannot assume and take for granted that we will be welcome regardless. No, proprio come loro, non possiamo dare per scontato che saremo accolti a prescindere. We may not want to hear that discipleship is costly. Forse non vogliamo sentirci dire che il discepolato è costoso. That holiness doesn't come naturally. Che la santità non viene naturale. That this Christian life is not easy or straightforward. Che questa vita cristiana non è facile o chiara. We need to keep one another accountable through fellowship and spiritual transformation. Dobbiamo renderci conto gli uni degli altri attraverso la comunione fraterna e la trasformazione spirituale. 2 Peter 1 verse 10 says. Secondo Pietro 1 versetto 10 dice. So dear brothers and sisters, work hard to prove that you really are among those God has called and chosen. Do these things and you will never fall away. Perciò fratelli, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai. How often in our everyday practices, if not in theory, do we excuse ourselves like the men in the parable? Quante volte nelle nostre pratiche quotidiane, se non addirittura in teoria, ci scusiamo con gli uomini, come gli uomini della parabola? And actually be totally absorbed in our jobs. Perché totalmente assorbiti dal nostro lavoro. Or be immersed in the busyness of this world. O perché immersi, indaffarati nelle cose di questo mondo. Or be completely taken up with domestic stuff. O completamente presi dalle faccende di casa. To our very great loss. Con nostra grande perdita. People. The banquet is being prepared. Gente, il banchetto si sta preparando. The welcome of heaven awaits. L'accoglienza del cielo vi aspetta. Hold on to your precious invitation. Aggrappatevi al vostro prezioso invito. With all your heart, all your soul, all your strength and all your mind. Con tutto il cuore, tutta l'anima, tutta la forza e tutta la mente. And if you have a list, lose it. E a proposito, se avete una lista, disfatevene. Love your neighbor as yourself. Ama il tuo prossimo come te stesso. Amen. Amen.